Buonasera a tutti. Preghiamo anche stasera tutti insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È giovedì della terza settimana di Quaresima, il 16 marzo. Ascoltiamo anche oggi la parola di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Questo brano ci sta facendo compagnia, ci ha fatto compagnia in questa settimana. Vi ricordo che domani, come sempre, di venerdì non ci incontriamo con questo video della preghiera, ma c'è l'appuntamento della serata di spiritualità. Domani venerdì 17 saremo a Conio, partendo dalle 19 in chiesa e poi con la cena, ormai sapete come si svolge la serata, nell'oratorio di Conio, e sarà con noi Fra Luca dei Fate Bene Fratelli. Ci parlerà delle missioni in Africa, della sua congregazione, e avremo modo di vivere anche concretamente la nostra carità quaresimale dopo aver pregato insieme in chiesa a Conio. E stasera quindi chiudiamo un po' questa settimana con questo brano bellissimo. Gesù ha incontrato questa donna e in questa donna di Samaria ha incontrato anche ciascuno di noi. Beh, stasera dobbiamo considerare un fatto storico, che fra samaritani e giudei non correva buon sangue, non c'era una intesa. I samaritani venivano considerati dagli ebrei e dai giudei come un popolo inferiore, come persone non degne, quindi escluse dal popolo dell'alleanza. E in questo contesto Gesù entra come segno di unità. E consideriamo questo aspetto stasera. L'amore di Gesù raggiunge anche le distanze più grandi. E io credo che le nostre distanze oggi possono essere i nostri peccati personalmente, o le divisioni tra di noi, i litigi, i vecchi rancori, persone che non vediamo e non accostiamo da anni, le liti familiari, le separazioni coniugali, queste distanze che possono anche restare per sempre, possono essere definitive, devono essere colmate, soprattutto qui dentro. Dobbiamo comunque ritrovare, anche se c'è incompatibilità a volte tra di noi, quel sentimento buono per vedere il buono che c'è in tutti. Gesù fa così. Lui non guarda ai popoli, alle persone, cominciando dall'etichetta che qualcuno ha messo sopra ogni testa, ma va al cuore delle persone. Vede che nel cuore di tutti, uomini e donne, giudei, samaritani, di qualsiasi razza, di qualsiasi estrazione culturale, c'è la presenza di Dio. Ogni uomo è creato a sua immagine, somiglianza, e quindi parte da questa considerazione. Io sono tuo fratello, tu sei mio fratello. Insieme dobbiamo cercare il bene, dobbiamo camminare, dobbiamo trovare motivi di unione, anche se non forzatamente possiamo stare insieme perché ci sono delle incongruenze, però devo esprimerti il mio bene, devo volere il tuo bene. Preghiamo insieme. Se non riusciamo a riconoscere la tua voce tra tante, rinnova il nostro cuore, Signore. Se tutto attorno a noi ci parla di tristezza e disperazione, rinnova il nostro cuore, Signore.
Se non troviamo più il coraggio di seguire la tua chiamata, rinnova il nostro cuore, Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie per aver pregato con me anche stasera. E il nostro appuntamento a lunedì prossimo. Quindi buon venerdì, buon sabato e buona quarta domenica di Quaresima, la domenica letare, la domenica della gioia. A lunedì! Vi ricordo che poi la settimana prossima, lunedì 20, vivremo la solennità di San Giuseppe, che è anche la festa del papà. E siccome il 19 cade di domenica, non possiamo celebrarlo proprio nel giorno del Signore perché c'è la quarta domenica di Quaresima, allora ci saranno due momenti. Domenica pomeriggio la partita di calcio in oratorio tra papà e figli, che è un evento bello che ci è piaciuto anche l'anno scorso nel pomeriggio. Verrete raggiunti comunque dall'invito, dalla locandina, e invece il momento celebrativo, la messa solenne di San Giuseppe, sarà lunedì sera, il 20 di marzo, alle ore 20 in chiesa a Piamborno. È l'orario del nostro video, però io comunque lo farò lo stesso e lo potrete guardare tornati a casa dalla messa lunedì sera, lunedì prossimo, va bene? A lunedì, ciao! Pa come partorirà un figlio, pa come la paglia che lo accolse nella stalla, pa come i pastori che vegliano la notte, pa come la pace fa, pa pa. Pa come passiamo all'altra riva, pa come parabola che annuncia il tuo regno, pa come pagliuzza nell'occhio del fratello, pa come la pace fa, pa pa. Come Padre nostro che sei nei cieli, fa come Padre, tu ci insegni che la vita è un viaggio verso il cielo e dobbiamo perderci per ritornare a vivere, e ci basta un attimo per non vedere il sole, ma non bisogna arrendersi, l'amore tuo ci illumina. Fa come il pastore guida il gregge, fa come il padrone a cura della sua vigna, fa come quel pane che hai moltiplicato, fa come la pace fa, papà. Come la pasta lievitata, fa il paralitico che prende il suo lettuccio, fa come parola che compie cose grandi, fa come la pace fa, papà. Fa come passeranno la terra e il cielo, fa come padre. La vita è un viaggio verso il cielo e dobbiamo perderci per ritornare a vivere, e ci basta un attimo per non vedere il sole, ma non bisogna arrendersi, ci doni il tuo perdono. Del tuo figlio, fa come patibolo che ha visto la sua gloria, fa il paradiso promesso con ladrone, fa come la pace fa, papà. Fa come Paraclito donato, fa la parascevera proprio quello il giorno, fa come la Pasqua di risurrezione, fa come la pace fa, papà. Fa
come parusia sulle nubi del cielo, va come padre. Tu ci insegni che la vita è un viaggio verso il cielo e dobbiamo perderci per ritornare a vivere, e ci basta un attimo per rivedere il sole, se un raggio del tuo amore cattura il nostro.